Abbiamo ripetuto una gara molto solida dal punto di vista difensivo, riuscendo a frenare il loro talento e la fluidità solita del loro gioco. Rilevante anche stasera lo sforzo fatto al rimbalzo per colmare i gap fisici e credo determinante il momento nel quale, trovandoci sul meno 13 il secondo quarto con percentuali al tiro scadentissime, indipendentemente dal fatto che stessimo costruendo buoni tiri, abbiamo continuato a credere nella possibilità di invertire l'inerzia della partita e lo abbiamo fatto nonostante di fronte ci fosse una delle migliori squadre d'Europa. L'abbiamo fatto imponendo la nostra aggressività e con questa personalità dovremo approcciare la prossima partita. Domande per il coach? Difficile. Buonasera coach, difficile andare sui singoli dopo una partita così, anche perché bisogna parlare di diversi singoli, ma le chiedo un commento alla partita di Michi, che non era tra i 12 di Michi, sì, che probabilmente è stato forse il leader emotivo della rimonta insieme a Paioli, insieme a tanti altri. Sì, certo, ha messo a servizio le sue qualità per cercare di garantire alla squadra consistenza, ci sono dettagli da curare, per cui alla luce di quanto è emerso anche in gara 1, credo fosse necessario avere anche questa possibilità nel nostro arsenale e lui ha saputo rispondere egregiamente. Cesare? Buonasera coach, complimenti per la vittoria. Io invece le chiedo di Cordignier, in queste prime due partite mi sembra finalmente sicuro, tranquillo di attaccare il ferro, di mostrare le sue possibilità, le sue potenzialità. Volevo chiedere che cosa ne pensa di questo suo impatto. Sì, ha avuto un buon impatto in queste due partite. È un giocatore di cui abbiamo saputo apprezzare, soprattutto in questa stagione, le qualità che in certi frangenti possano renderlo protagonista, ma sappiamo che si tratta semplicemente del primo episodio di questo playoff, quindi io eviterei anche di andare troppo a scandagliare le prestazioni singole, perché è come squadra che dobbiamo tener testa a Milano e come squadra e ognuno di loro individualmente riuscire a mettere a disposizione del gruppo quel piccolo passo, quel piccolo sforzo che ci serve per tenere alta la tensione e la continuità del nostro gioco. Sono partite di durezza assoluta e al di là della brillante prestazione di alcuni, serve veramente uno sforzo comune. Buonasera coach. Stasera siamo riusciti, ho visto, a ricercare più volte il post basso. Dal post basso abbiamo fatto nascere, almeno nel secondo tempo, quasi tutti i nostri canestri, fra l'assist di Michi sul taglio di Cordigneto. Ce l'abbiamo fatta rispetto a gara 1, che ci hanno fatto più fatica, no? Non mi permetto di dissentire, perché i loro cambi sistematici ci hanno spinto anche in gara 1 spesse volte a cercare il gioco interno, che magari non è stato proficuo quanto stasera, però onestamente è quello che abbiamo cercato di fare anche in gara 1. Forse il risultato finale ha dato una visione distorta, purtroppo si sa come funziona. Quando vinci e quando perdi. Chiudiamo con l'ultima domanda, la conferenza, Andrea. Buonasera, complimenti. Anche se i numeri sono molto simili, in realtà questa sera mi è sembrato l'approccio difensivo tutto diverso da quello dell'altra sera. In effetti avevano fatto 68 punti, stasera 64, quindi abbiamo fatto meglio. Io penso che tenere una squadra come Milano a questi regimi è sintomatico di uno sforzo importante. Magari negli occhi di tutti ci sono le grandi prestazioni balistiche che Shields e Napier sugli altri hanno avuto in gara 1, soprattutto deflagranti nel supplementare, ma diciamo, avessimo giocato con più accortezza quell'ultimo minuto, probabilmente saremmo a parlare di due prestazioni molto in sintonia dal punto di vista difensivo, mi permetto di dire, poi magari mi sbaglio.